Io ringrazio Artemisia non solo formalmente per il compleanno, ma anche per le occasioni, perché questa è la seconda che mi capita proprio in questa sala, di confrontarci, uso il plurale, non per me, non per un mio delirio, ma per la comunità appunto professionale che rappresento, anche con i nostri limiti, i nostri errori e quello che dimentichiamo. Questo non è poco, fa parte di quel cambiamento culturale che questo paese deve avere. Dobbiamo essere capaci tutti di uscire da questi benedetti schemi che spesso e volentieri sono simili a coazioni a ripetere istituzionali più che a volontà di fare qualcosa. Io ringrazio Artemisia per il lavoro che fa nel quotidiano, per la passione e la tenacia che ci mette, si vede, si sente. Però permettetemi appunto di andare sul concreto, di ringraziare veramente Giuseppe e tutto il comitato, non solo per le parole di oggi, ma per per le molte occasioni che ci sono state di feedback, di confronti, anche di accuse, di critiche, perché servono. Io, come ha detto prima Petra, ho voluto essere qui presente, non era previsto fino a ieri. Ho voluto farlo perché io credo che essere professionisti da un lato, ma essere soprattutto adulti, richiedesse che per parlare di questa storia, di queste storie, dei nostri errori, degli errori che, lo dirò dopo, non sono solo nostri, non potesse essere sufficiente un collegamento da remoto. Io avevo bisogno, ho sentito il bisogno, e credo che chiunque come me svolga questa professione faticosissima, difficilissima, ma anche bellissima, perché sennò non farei quello che faccio, chiunque avesse avuto modo di sentire le parole o di leggere le parole di Giuseppe non poteva non sentire il bisogno di guardare Giuseppe negli occhi e di chiedere scusa. La prima cosa che ho sentito di dover dire è scusa, lo dico a te, ma lo dico a tutti. L'ho detto a Federico Zullo, per quando che hai citato, per i ragazzi di Agevolando. Scusa per tutti gli errori che possiamo avere fatto, che io voglio essere, anzi sono certo possono esserci, e sono certo sono involontari. Poi cercherò anche di ricollocare il perché di alcuni errori, ma io sono sicuro anche che se è possibile, un giorno, se riusciremo a fare quello che adesso sto per dire, potremo guardarci e dire ci siamo riusciti insieme, perché la mia professione non può esistere se non insieme alle persone di cui si prende cura, senza le comunità, senza avere e recuperare. Io lo chiedo ai colleghi in sala, a quelli che ci stanno seguendo, recuperiamo il nostro dovere deontologico di advocacy, di dare voce a queste situazioni. Non possiamo appiattirci sulle procedure. Ricordiamocelo sempre. So che è difficile. Ho fatto territorio. Sono stato al limite della compressione istituzionale che molte volte gli assistenti sociali vivono tutti i giorni, ma siamo noi come professionisti che dobbiamo dare un colpo e dire così non va bene. Non solo lamentarci del carico di lavoro, non solo dire mio Dio non ci sto più dietro alle relazioni, non più dire ma che fatica, però per fortuna adesso timbro. No, mi dispiace. Soprattutto oggi perché oggi, l'abbiamo sentito all'inizio di questa conferenza,
Non possiamo far finta che una pandemia di 2 anni e che durerà altri 2 anni non aumenti il rischio di perdere dai radar migliaia e migliaia di bambini, adulti, anziani, che non hanno nessun altro che noi a cui chiedere aiuto. Questa è una nostra responsabilità e noi la dobbiamo avere presente tutti i santi giorni che vengono in terra. Questa cosa qua noi ce la dobbiamo scolpire sulle scrivanie, sulle porte degli uffici, all'ingresso dei nostri servizi. Però non possiamo essere da soli. Io qui lancio anch'io un dolore, quella frustrazione che dicevo prima. Perché se io ascolto veramente, non formalmente, quello che Giuseppe ci ha portato, la loro storia, e vi assicuro, ho girato l'Italia negli ultimi 6 anni e ne ho altre di storie simili. Allora, se io ho ascoltato veramente quelle parole, se gli do un peso vero a quelle parole e non formale, io mi accorgo che molte delle cose che voi chiedete, che avete denunciato, che continuerete a denunciare e da domani denunceremo anche noi con voi e con Artemisia, scopro che ci sono le stesse cose che la comunità professionale, come assistenti sociali, io parlo per il Consiglio Nazionale, ma non solo per il Consiglio Nazionale, abbiamo denunciato in tutti i santi luoghi istituzionali dove dovevano essere denunciate. E scusatemi, se esiste una violenza istituzionale è anche quella di istituzione verso altre istituzioni che ti dicono: guarda, stiamo andando a sbattere e grazie, il suo intervento è finito. Questo è. Allora, io come ho detto, non sono scuse formali e penso che si capisca che non sono scuse formali quelle che ho portato, però noi abbiamo bisogno come comunità professionale e spero che anche le altre professioni, perché non ci siamo solo noi, abbiano il coraggio di dire abbiamo dei limiti, così non riusciamo ad andare avanti tanto. Ci sono altre comunità professionali, non sono io che devo dire a loro forse avete sbagliato anche voi. Fate una vostra autovalutazione, perché è facile dire l'assistente sociale è sempre antipatico, scusate, questo è, alla fine basta guardare la stampa, no? E non voglio tirare fuori scandali più recenti, ma tanto dargli all'assistente sociale è uno degli sport più facili sulla stampa e purtroppo anche fisicamente, perché io continuo a dirlo, 9 assistenti sociali su 10 nella loro carriera professionale vengono aggrediti. E domandiamoci perché. Noi avremo i nostri errori, ma forse non siamo i soli a sbagliare. Allora, io quello che posso chiedere è aiutateci a cambiare, a migliorare. Lo faremo, lo stiamo facendo, lo stiamo costruendo con agevolando, cercando ad esempio... In alcuni corsi universitari è successo, spero anche a Firenze e non solo a Firenze, la Toscana ha 3 corsi di laurea in servizio sociale, coinvolgendo le persone, non gli utenti, le persone che hanno avuto queste esperienze nei corsi di formazione. Non basta il libro, non basta un tirocinio, bisogna guardarsi negli occhi e capire fin da subito che questa professione si porta dietro delle responsabilità gigantesche. E se io non ti guardo negli occhi, non lo posso capire, sinceramente. Serve, perché serve che il Comitato, Artemisia, tutti gli altri professionisti, le istituzioni, i comuni, le regioni, i ministeri, ci aiutino a vedere i nostri errori, a ricordarceli,
Ma io vorrei che, oltre a dirci abbiamo sbagliato, avete fatto, io ho bisogno, come è stato detto stamattina e l'ha ripetuto Petra, che si faccia un grandissimo patto politico, un patto per la comunità, che tutti si riempiono la bocca con questo termine comunità ultimamente. Ma quando mai la comunità veramente? Io vi inviterei a leggere, se avete tempo, se avete voglia, quello che dicevo prima. Quali sono le richieste che gli assistenti sociali hanno fatto negli ultimi 10 anni, da quando io ho memoria di ordine, ma anche prima? Beh, abbiamo fatto, ad esempio, una battaglia culturale. Come avete sentito, ma ormai me l'avrete sentito dire, chi mi conosce, chi mi ha già sentito, l'avrà sentito 1000 volte. Abbiamo volutamente tolto la parola utente dal codice deontologico e abbiamo messo persona o individuo, perché la politica vera parte dalla cultura, dalle parole. E allora io ve ne lancio un'altra, perché questo non so come sia la situazione a Firenze, so com'è la situazione in Italia. Smettiamola di chiamare i servizi servizio tutela minori. Vogliamo chiamarli sostegno ai minorenni e alle loro famiglie? La tutela nel nostro ordinamento, l'allontanamento, è residuale. E allora perché gli diamo i titoli di testa? Che logica c'è? La tutela è l'ultimo degli step, la protezione. Prima viene l'empowerment, viene la comunità, viene il contesto. E sapete perché è così? Perché c'è un errore fondamentale, e qui io chiamo in causa gli altri, a cominciare da chi amministra, da chi decide. È chiaro che la tutela diventa il titolo del film se non esistono alternative. Questo è il problema. Io vi dico solo una cosa, perché tra un po', come CNEL, ho anche questa fortuna di essere un consigliere del CNEL. Presenteremo un rapporto in cui i dati Istat sulle politiche sociali e servizi sociali territoriali vengono messi in fila. E sapete cosa viene fuori? Che in Italia, per i servizi e le politiche sociali, spendiamo un terzo della media europea, un terzo, lo 0,7% sul PIL, contro il 2,2% della media europea. Ma ancora peggio, spendiamo in totale un decimo della spesa sanitaria. Un decimo. Circa 10 miliardi contro più di 100. Volete sapere? Spendiamo un trentesimo della spesa previdenziale, pensioni, trasferimenti. Il nostro welfare sono soldi, ce lo vogliamo dire? E allora è inutile che ce la raccontiamo. La tutela diventa quel titolo di testa, perché le alternative come le costruisci? Come le costruisci le relazioni, quella fiducia che hai richiamato prima? Come la costruisci se l'assistente sociale, l'educatore, lo psicologo dura il tempo di un mese? Perché sapete, quando a me capita di discutere, lo sa benissimo la senatrice Valente, in tante occasioni abbiamo avuto audizioni in commissione, ci sono stati confronti, ma ogni volta che l'ordine, gli assistenti sociali gli dicono: ragazzi, qui c'è un problema di precariato delle strutture, le strutture non stanno in piedi, diamo la possibilità ai comuni di stabilizzare un po' di persone, perché qui mi dicono: ma voi fate il sindacato. No,
Non sto dicendo questo, il sindacato faccia il sindacato, io non me ne occupo. Chi mi conosce sa benissimo che è lungi da me parlare di contratti o robe del genere. Io sto dicendo che se l'assistente sociale cambia ogni 6 mesi o cambia ogni anno, che relazione di fiducia costruisci? Che persona è Giuseppe? Ah, Giuseppe è quello del Forteto. Ah sì, ci andrò se avrò tempo, se il mio tempo qui sarà sufficiente per andarci. E così Giuseppe e tutti gli altri e le donne maltrattate che Artemisia segue, vedrà ogni 6 mesi una persona diversa e dovrà ricominciare la vittimizzazione secondaria. Raccontami di nuovo tutto. Ma quel dolore di raccontare quella cosa lì è una responsabilità dei professionisti o una responsabilità delle organizzazioni? È una responsabilità delle politiche. Io vi dico solo che ci abbiamo messo, e vado a chiudere perché sennò sto qui fino a mezzogiorno, da quante cose avrei da dire. Io vi dico solo che ci abbiamo messo più di 21 anni per definire 2 livelli essenziali, 2 di una legge. Quei 2 livelli essenziali su queste cose si chiamano parametro minimo di assistenti sociali che gli enti locali devono garantire, ce l'abbiamo messa, l'hanno fatta nella legge di bilancio dell'anno scorso, la legge è del 2000, perché magari a Firenze il cosiddetto parametro 1 a 5.000 in qualche modo magari si raggiungeva, ma proviamo a pensare cosa vuol dire in certe zone del paese, penso alle grandi città del sud, avere un assistente sociale ogni 20.000, ogni 30.000 abitanti. Ma manco sapeva che Giuseppe era il Forteto, quello lì. Però la responsabilità se la prende, sbagliando. Ve ne aggiungo uno di livello essenziale che va rispetto a quello che abbiamo detto oggi e che è fondamentale. E vi assicuro, ho dei testimoni in sala, ci abbiamo messo 6 anni per averlo e mi guardavano e mi dicevano: ma che è sta roba? Finalmente nella legge c'è scritto che un livello essenziale è la supervisione agli assistenti sociali e a tutti gli operatori, proprio perché gli assistenti sociali, così come gli altri operatori, io posso parlare di loro, sono stati isolati, si sono persi, si sono appiattiti. A un certo punto la procedura diventava l'unico scoglio su cui aggrapparsi in fondo a un tunnel chiamato dolore, perché noi ci confrontiamo con quello tutti i santi giorni. E scusate se mi incazzo su questa roba qua, però non è più tollerabile, se siamo un paese civile, continuare a dire: ma perché serve la supervisione agli operatori sociali? Perché serve? Ma ce lo domandiamo anche? Ma dove viviamo? E è qui che parte la mia frustrazione dalle tue parole. Perché nessuno si è mai accorto che c'è un problema di supervisione, e qui veramente chiudo, e qui lancio la sfida alle istituzioni. Bisogna cambiare la formazione degli assistenti sociali, dall'inizio. È possibile che ancora nel 2021 ci raccontiamo che professionisti con queste responsabilità possono essere formati in 3 anni di università con 200-300 ore di tirocinio e senza nessuna specializzazione. Ma ce la vogliamo ancora raccontare questa storia? No, mi dispiace, non è più possibile. E è qui che il patto politico dobbiamo stringere, noi con le persone, con le comunità, con le realtà come Artemisia, ma non solo, e chiedere a gran voce che si cambi non solo la formazione degli assistenti sociali, ma proprio la cultura del welfare in questo paese, dei diritti delle persone, perché il welfare sta lì per garantire dei diritti. Non sta lì per dare occupazione a qualcuno. E nel momento in cui si dimentica i diritti, allora fa oppressione istituzionale.
ti lascia lì, ti trova la struttura, ti accompagna e poi ti dice ciao. Ecco, io in questo mondo non riesco a starci e lotterò fin tanto che posso da questo pulpito, con la massima trasparenza, a lottare con Giuseppe, con Artemisia e con tutti quelli che in questa sala vogliono cambiare questa cosa. Grazie.